Il riassunto di quanto accaduto questa mattina nel telegiornale che vi stiamo proponendo, ovviamente i titoli delle principali notizie. Primo sopralluogo degli inquirenti nei locali dell'ex convento di Giaccherino dopo il crollo avvenuto nella serata di sabato durante un ricevimento di nozze. Si cerca di capire le cause dell'evento e se in quei saloni si poteva ballare. Laudato Si di Moni Ovadia, ufficialmente aperto la stagione teatrale del Moderno di Agliana. L'attore ha messo in piedi uno spettacolo di letture, canti e riflessioni prendendo spunto dall'enciclica di Papa Francesco. Stati d'animo diversi per Pistoiese e Aglianese che domenica si affronteranno allo Stadio Melani per un derby che a inizio stagione doveva avere un valore diverso. Ora invece l'obiettivo è quello di trovare punti per allontanarsi dalla zona a rischio. Come avete sentito dai titoli, questa mattina c'è stato un primo sopralluogo a Giaccherino, all'ex convento di Giaccherino, dove, ormai lo sapete, sabato scorso si è rischiato veramente la tragedia. È il primo sopralluogo di uno probabilmente dei tanti. Primo sopralluogo degli inquirenti nei locali dell'ex convento di Giaccherino dopo il crollo avvenuto la sera di sabato 13 gennaio durante un ricevimento di nozze. Presenti sul posto il sostituto procuratore Chiara Contesini della procura di Pistoia, titolare delle indagini, i carabinieri del comando di Pistoia con anche il comandante provinciale Stanislao Nacca corso fin dalla sera stessa sul posto, i militari dell'arma specializzati nella tutela del patrimonio culturale, i vigili del fuoco del comando di Pistoia e i tecnici della sovrintendenza. Il sopralluogo è iniziato poco dopo le 9 di questa mattina, giovedì 18 gennaio, si è concluso intorno alle 11, ma verosimilmente non sarà l'ultimo. Ne seguiranno infatti altri necessari per stabilire non solo le ragioni del crollo, ma anche se i locali utilizzati erano adeguati per l'uso che sabato sera ne è stato fatto, ossia per il ballo. L'ipotesi di reato è disastro colposo e lesioni colpose, ma ancora c'è il massimo riserbo da parte della procura sull'iscrizione o meno di alcuni nomi nel registro degli indagati. Con ogni probabilità però ciò non tarderà ad avvenire, anche per permettere a tutti i consulenti di parte di assistere ad atti ed accertamenti irripetibili che saranno disposti dalla procura. Dovranno inoltre essere sentiti gli invitati al matrimonio presenti al momento del crollo. Si parla di oltre 60 persone che hanno assistito o sono state coinvolte nel cedimento del pavimento, 39 quelle portate ai pronto soccorso delle province di Pistoia, Firenze, Prato e Lucca, in quella che fin da subito è stata definita una maxi emergenza. Tra questi i due sposi, Paolo Mugnaini e Valeria Ibarra, che hanno già nominato i loro avvocati, Federico Bagattini e Alberto Corsinovi del Foro di Firenze. E ieri sera se ne è parlato accanto al Balì, il nostro direttore Luigi Bardelli ne ha parlato accanto al Balì, il settimanale di attualità di TVL. Noi abbiamo ripreso un brano del... proponendo anche un maggiore controllo. Nella storica trasmissione di TVL Il Canto al Balì, ideata e condotta dal direttore Luigi Bardelli, tra gli ospiti in collegamento audio-video il governatore della Toscana Eugenio Giani. Argomento della puntata non poteva che essere il crollo del pavimento al convento di Giaccherino durante una festa di matrimonio. Molti contusi, alcuni feriti in modo serio, ma fortunatamente nessuna vittima. Per questo motivo, la Regione Toscana, su ammissione dello stesso Giani, da ora in avanti prevederà un monitoraggio sugli edifici storici usati anche per manifestazioni di questo genere. Noi abbiamo in Toscana tanti immobili di grande rilievo storico, come Giaccherino, che è un ambiente bellissimo, testimonia il corso e il prestigio che dal Rinascimento ha espresso. Questo caso con la grande bellezza della città di Pistoia. Io ritengo che proprio per questo spesso la bellezza deve coniugarsi alla sicurezza e quindi come regione ho intenzione di sviluppare un piano di monitoraggio degli ambienti più seguiti e più frequentati e conseguentemente deve essere un po' un monito a tutti noi. Per quanto riguarda il lavoro di indagine, mi sembra le parole del procuratore sono molto precise, accurate, mostrano serietà e cura nelle indagini, quindi ci affidiamo al loro lavoro. Giriamo pagina. Un ospedale in cammino dal ceppo al San Jacopo. Questo è il titolo che
tra testimonianze e immagini, racconta la notte del 20 luglio del 2013. Nella notte ci fu il trasferimento dal vecchio al nuovo ospedale di Pistoia. Un libro per raccontare, tra testimonianze e fotografie, una notte che resterà nella storia della città di Pistoia, quella del 20 luglio 2013, quando, a pochi giorni dalla festa del patrono, avvenne il trasferimento dell'ospedale dal Ceppo al nuovo San Jacopo. Questo è Un ospedale in cammino, dal Ceppo al San Jacopo, libro curato dall'Associazione Novecento e presentato alla Sala dei Ferri Chirurgici del Museo dell'Ospedale del Ceppo. Gli obiettivi sono due. Uno è quello storico, l'archivio della memoria di un fatto che ha cambiato la faccia di Pistoia. Il secondo è la volontà di raccontare per immagini tutto quello che ci si può immaginare dai discorsi, dalle parole, dagli eventi. L'idea era quella di fare testimonianza ad un evento epocale, un evento che sorpassava abbondantemente il periodo storico specifico, insomma, affondava le radici nel passato e sicuramente nel futuro. Un libro che vuole celebrare a 10 anni di distanza quell'esperienza, ma anche raccontare il rapporto di Pistoia con il suo ospedale. Questi 10 anni cosa hanno rappresentato per la città? Hanno rappresentato sicuramente un cambiamento epocale, un ospedale che si trasferisce dal centro storico, quindi dalle mura, e si porta verso la periferia. È un cambio non soltanto per quanto riguarda la sanità, ma è un cambio generale per quanto riguarda tutta la comunità e la sua evolversi. Il presidente Eugenio Giani e l'assessore alla cultura della memoria Alessandra Nardini esprimono il cordoglio della regione per la scomparsa nei giorni scorsi a San Marcello Piteglio di Germano Pascelli, partigiano della Brigata Bozzi, nome di battaglia Staffa, tra l'altro pittore e scultore. Se la Toscana oggi è terra di accoglienza, di diritti, di democrazia, anche grazie al contributo e al sacrificio di uomini come Germano Pascelli, ha sottolineato il presidente Giani, che, inviando un abbraccio ai familiari di Staffa, tiene a ricordare la sua creatività che è espressa attraverso la scultura e la pittura e la sua inesauribile passione civile. Le immagini le abbiamo riprese da noipartigiani.it. Si è aperta ad Agliana la stagione teatrale del Moderno. L'inquinamento dell'acqua colpisce in particolare i più poveri, che non hanno la possibilità di comprare acqua imbottigliata. Si è aperta con Laudato Si di Munio Vadia la stagione di prosa del Teatro Moderno di Agliana. È quello che, diciamo, tecnicamente si chiama un reading. Facciamo una lettura con alcuni canti, con alcune riflessioni. Io di questa lettura, che è l'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, faccio dei commenti, perché questo è un documento di un'importanza cruciale. Credo che sia il documento più importante redatto negli ultimi 3-4 decenni, perché prende in esame le questioni a livello planetario, perché il singolo paese cosa può fare? Sa, adesso va la macchina elettrica, no? Allora un gruppo di piccoli paesi dell'Occidente usa la macchina elettrica. Dopodiché, se lei vede quelli che usano la macchina elettrica, sono 3 macchiette nel pianeta, tutto il resto del pianeta non la usa. Allora, a che cosa serve? Noi sappiamo che quando c'è stato l'incidente di Chernobyl, l'incidente nucleare, le conseguenze sono arrivate ben più lontano del luogo. Quindi noi siamo in questo pianeta ormai tutti coinvolti. Questa è la nostra casa comune, come dice Papa Francesco, e noi di questa casa comune ci dobbiamo occupare. Il Papa ci fa notare che viviamo in città appestate da inquinamento. A proposito di teatro, stasera alla Cassa del Popolo di Bottegone, frazione nei pressi di Pistoia, inizierà il concorso teatrale amatoriale, arrivato alla sua 17ª edizione.
Siamo alla Casa del Popolo di Bottegone perché questa sera, 18 gennaio, inizia il concorso teatrale per compagnie amatoriali in collaborazione con l'Associazione Culturale Zona Teatro Libero. Siamo con il presidente qui della Casa del Popolo di Bottegone, Matteo Giusti. Matteo, è un evento importante che si rinnova e appunto trova il suo inizio questa sera. Sì, è la 17ª edizione. Stasera inizia questo nuovo percorso veramente lungo, diversi mesi di teatro, di rassegna, con tanti artisti che si alterneranno appunto sul nostro parco. La grande novità di quest'anno è che appunto insieme Circolo e Zona Teatro Libero siamo riusciti a vincere alcuni bandi con la Fondazione Cassa di Risparmio, che ci ha permesso di allestire e di rinnovare tutto il parco tecnico, luci, audio, e quindi questa sera potremo vedere anche questa nuova strumentazione all'opera, e anche con la Mutua Alta Toscana, che grazie al loro contributo invece abbiamo potuto inserire all'interno del teatro, della sala del salone, un nuovo defibrillatore che appunto in caso di emergenza sarà disponibile per tutti coloro che sono appunto nella zona. Siamo partiti da un concorso legato strettamente al territorio per poi piano piano espanderlo prima a livello regionale e poi a livello nazionale. Infatti, per esempio, lo spettacolo che dà il via a questa 17ª edizione è portato in scena da una compagnia ligure che vengono da Castelnuovo Magra. Da 2 anni organizziamo anche, correlato al concorso di prosa, un concorso per monologhi, e facciamo due serate di monologhi, e in più nella serata di premiazione premiamo anche il monologo per noi, per la giuria, risultato migliore. Per noi è una cosa molto emozionante che ci ritroviamo già per 17 anni, compreso quest'anno, e quindi ci interessa, diciamo così, essere a disposizione del nostro pubblico, e nello stesso tempo ci dà la possibilità anche di essere così sempre presenti sul territorio, che per noi è molto importante come aggregazione. Domenica si giocherà il derby, siamo passati alla pagina sportiva, il derby tra Pistoiese e Aglianese, un derby un po' particolare perché si arriva a questa sfida dopo una stagione a dir poco tribolata. Pistoiese e Aglianese arrivano al derby di domenica in uno stato d'animo completamente diverso. Per entrambe la stagione non è stata certamente come da aspettative iniziali ed il campo ha detto tutt'altro. Gli arancioni hanno pagato la crisi societaria ed il graduale smantellamento di una squadra che stava scalando posizioni verso la vetta, mentre l'Aglianese ha finora giocato un campionato altalenante, nonostante gli acquisti pomposi, vedi l'attaccante Bocalon che da alcune settimane ha rescisso il contratto, e le ambizioni di promozione. La sfida di domenica, terza di ritorno, con le due squadre appaiate a 27 punti, vede i padroni di casa mettere in campo una squadra completamente rinnovata e alla ricerca di punti salvezza. A San Marino gli uomini del nuovo mister Parisi sono stati sconfitti di misura, dimostrando di essere in crescita e giocando a tratti anche un buon calcio. Sicuro assente il difensore Marco Greco, espulso domenica a San Marino, mentre per quanto riguarda l'attacco si attende un nuovo arrivo, magari nelle prossime ore, con la possibilità di poter aggiungere una pedina già da domenica. I neroverdi invece vengono da 2 vittorie, che le hanno permesso di togliersi dalle sabbie mobili della bassa classifica e guardando al futuro con rinnovato entusiasmo, magari alla rincorsa per un piazzamento playoff. E la domenica successiva, per gli uomini di Mister Baiano, un altro derby, quando al Berlucci arriverà il Prato, mentre per gli arancioni una trasferta proibitiva sul campo del Carpi. Per quanto riguarda lo sport, voglio anche ricordare intanto che stasera sarà una serata particolarmente densa di programmi a livello sportivo. Siamo al giovedì sera, si inizierà col giovedì sport per parlare in maniera particolare di Serie D, delle vicende di Pistoiese e Aglianese. Poi nel fine settimana inizierà un weekend interessante sia per il calcio, sia per la pallacanestro, sia per altre discipline sportive. Insomma, per le maggiori squadre della nostra provincia c'è la partita dell'Estra Pistoia sul parquet di Via Fermi, quindi al Pala Carrara, sabato sera alle 20:30. La formazione di Brienza affronterà Scafati con l'obbligo, fra virgolette, di far dimenticare la brutta prestazione. Da sabato e domenica si giocheranno anche gli altri incontri di pallacanestro che riguardano le Montecatinesi, Serie B di eccellenza, anzi Serie B nazionale, con sabato sera Rieti, Fabo Erons, la capolista quindi
nel Lazio, domenica toccherà alla Gemma Montecatini ospitare al Palaterme il Sant'Antimo. Ultima notizia riguarda l'emanazione di un codice giallo per neve e vento. Sembra strano per la neve, soprattutto perché oggi la temperatura è ben oltre i 12-13 gradi, ma insomma domani è attesa un ingresso di aria fredda e quindi questo codice giallo vale per alcune zone dell'Appennino dalle 14 alle 24 di domani, in particolare il bacino del Reno e la Romagna Toscana, che è una zona sopra Firenze che dà appunto sulla Romagna, invece quella dell'Emilia Romagna. Vi lascio, amici della pelle, la rubrica dedicata alla dermatologia con la dottoressa Lucilla Melani, poi di tutto un po' per trasmissione di intrattenimento condotta da Simone Gai con Shira Pratesi, Elio Capecchi, Emanuele Nanni. Alle 17 una crociera memorabile, un documentario realizzato a TVL dall'Associazione Corale in occasione della crociera che ha visto protagonisti gli utenti della Fondazione Mike di Pistoia. Tra l'altro è stato sperimentato nell'occasione un nuovo modo di fare riabilitazione, la pedagogia itinerante, che poi è stata anche presentata a Roma in più situazioni. Alle 19 torniamo noi per la prossima edizione del Telegiornale, stasera.